Siamo in collegamento dalla sala operativa trading IG Markets di Londra. Apertura negativa per la settimana entrante sulla scia di Tokyo, che stamane chiude a meno 0,81% a quota 10.050,01 punti. I mercati europei aprono infatti negativamente, vediamo il FTSE 100 perde al momento lo 0,37%, il DAX perde lo 0,16%, il nostro indice FTSE MIB è a quota 19.202,42 punti, in calo dell'1,33%. Sul fronte infatti europeo giunge la notizia di Moody's, che ha portato il rating sulla Grecia a CA dopo un rating a un livello a CAA1, sottolineando l'incertezza sul valore futuro degli asset del paese. Sul fronte americano invece, dopo l'ammonimento di venerdì scorso lanciato dall'agenzia di rating Standard & Poor's circa il probabile downgrading del paese americano, si riaccende la crisi appunto negli Stati Uniti, dopo soprattutto che vediamo continuare il dibattito tra democratici e repubblicani circa l'innalzamento del tetto del debito sovrano del paese, e sembrerebbe infatti che ancora non si sia giunti ad un accordo concreto. Vediamo dal punto di vista dell'analisi tecnica del nostro indice Italy 40, 17.500 è un supporto chiave che avremmo individuato, e finché reggerà il supporto a questi livelli appare probabile un'accelerazione verso l'alto ai due livelli successivi di 20.500 e 21.140. Viceversa, un'inversione di tendenza e quindi un cedimento di 17.500 aprirà la strada ribassista verso i due target di 16.450 e 15.270. Per quanto riguarda i principali titoli del mercato, in forte sofferenza il settore bancario e assicurativo. Primo fra tutti la Banca Popolare di Milano in testa a meno 4,34% e tra gli assicurativi Unipol a meno 4,22%. Elevate le vendite anche per UBI Banca e Banco Popolare, dopo che il JP Morgan avrebbe fatto un downgrading per gli istituti di credito appunto menzionati. Per quanto riguarda gli altri titoli del listino, si segnala Finmeccanica, dopo che la notizia che vedrebbe il coinvolgimento di Guarguaglini nell'ambito dell'inchiesta su false fatture per il gruppo, e infine segnaliamo i titoli bulgari Edison Spa, Fiat Industrial e Luxottica, visto che oggi usciranno le trimestrali per le società. Diamo uno sguardo invece al mercato valutario e vediamo che la debolezza, sicuramente la crisi in America, ha indebolito fortemente il dollaro sulle principali valute, euro in particolare, tanto che il cross al momento euro-dollaro si attesta a 1,4350, mentre dollaro-yen è a quota 78,30. Questo anche grazie al rafforzamento dello yen, sempre per appunto la crisi negli Stati Uniti. Per quanto riguarda le commodity, sempre la crisi in America sta portando a rialzo le quotazioni dell'oro, visto come bene rifugio, tanto che stamane lo spot gold su Londra è a 1618 dollari l'oncia. Di contro scendono le quotazioni del greggio WTI a 98,95 dollari al barile. Vediamo cosa succede dal punto di vista dell'agenda macroeconomica nella settimana. Questa mattina è previsto alle 10 un dato sulla fiducia dei consumatori per quanto riguarda il nostro paese. Il dato è uscito e è risultato un indice di fiducia in discesa rispetto al mese precedente, quindi al mese di giugno, da 104,5 a 103,7 per quanto riguarda il mese di luglio. Per il resto della giornata non sono previsti importanti appuntamenti macroeconomici, mentre per quanto riguarda domani segnaliamo due dati importanti per quanto riguarda il mercato americano alle 3 e alle 4, in particolar modo l'indice delle case di Schiller di maggio alle 3 e la fiducia dei consumatori di luglio alle 4. Mercoledì in tarda mattinata sono previsti una serie di dati per il mercato italiano, mentre nel primo pomeriggio in America vi è l'appuntamento con gli ordini di beni durevoli di giugno
e successivamente alle 4:30 le scorte settimanali di petrolio. Giovedì segnaliamo il tasso di disoccupazione di agosto della Germania alle 10, nel pomeriggio invece le richieste di sussidi alla disoccupazione per l'America alle 2:30 e alle 4 la vendita delle case pendenti, sempre appunto per il mercato americano. Infine, nella giornata di venerdì, nella notte verranno pubblicate una serie di dati per il mercato giapponese, quindi la produzione industriale di giugno, il tasso di disoccupazione di giugno, i prezzi al consumo di giugno e le spese delle famiglie sempre del mese di giugno. E mentre nel pomeriggio in America alle 2:30 ci sarà il costo del lavoro del secondo trimestre, la stima flash del PIL del secondo trimestre, alle 14:45 il PMI di Chicago del mese di luglio e infine alle 15:55 la fiducia dei consumatori del mese di luglio. Grazie a tutti per l'attenzione.